Alcuni emendamenti che andavano in questo senso, che dicevano appunto che quella competenza che la norma, il decreto dà al Comitato degli Esperti torni all'interno del Ministero dell'Ambiente e nelle competenze del Ministero dell'Ambiente. Almeno garantiamoci appunto che ci sia assenza di conflitto di interessi, visto che gli stiamo dando un compito che tipicamente dovrebbe essere svolto dalle strutture ministeriali. E visto che appunto debbono assumere decisioni importantissime per le ricadute sulla salute dei cittadini di Taranto. No, la ringrazio. Dichiaro aperta la votazione. Contraria Commissione del Governo, favorevole ai relatori di minoranza. Ci siamo? Carloni. Martino. Ciraci e chiudiamo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 1.159 Petraroli, contraria alla Commissione del Governo. Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli ai relatori di minoranza. Luigi Gallo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 1.202 Petraroli, contraria Commissione e Governo. Prego. Sì, grazie Presidente. Bene, in Commissione ho presentato un emendamento che è stato poi riformulato dal Governo. L'emendamento era costituito da due punti. Uno, diciamo, di bassa importanza e l'altro punto con una valenza un tantino più elevata. Le richieste erano molto semplici. Prima di diffondere i curriculum dei componenti del comitato di esperti e strateghi del siderurgico attraverso i siti istituzionali. Questa era una prima richiesta ed era, diciamo, la richiesta più blanda. E poi c'era quella più importante, cioè pubblicare i criteri adottati dal Ministero per la scelta dei tre componenti dello stesso Comitato. Bene, il Governo ha riformulato l'emendamento eliminando proprio la parte principale, cioè quella relativa ai criteri di scelta del Comitato, e avete lasciato di fatto la parte più blanda dell'emendamento, cioè la pubblicazione dei curricula attraverso i siti istituzionali. Bene, io vorrei suggerire un trucchetto, no, al Governo, perché generalmente basta andare su Google e scrivere il nome di una qualsiasi persona.